ricominciamo. Oh, bene, dopo aver visto più o meno qual è il profilo storico dell'analisi matematica, prometto che quest'anno cominciamo ad entrare nel dettaglio. E almeno la parte iniziale comporta tutta una serie di concetti e di definizioni che possono sembrare noiose e anche pesanti, però ahimè quando si va a e si entra in un argomento, in un campo specifico, c'è un gergo da imparare. Se voi volete andare a vela, non potete chiamare le funicorde, perché un marinaio vi butta in acqua subito. O la vela, c'è la randa, c'è il fiocco, bisogna orzare, c'è il babordo, il tribordo, tutta una serie di termini essenziali con cui si individua uno e un ben preciso azione o concetto o oggetto. Qui è uguale, si tratta di, ahimè, usare la memoria, però la memoria questo è finalizzata alla comprensione, per niente, perché poi acquisito questo linguaggio adesso diventa più semplice, però all'inizio è un pochettino pesantino questo punto di vista, perché dici no, devo fare queste termini astrusi. Serve per chiarire di che cosa si parla e per chiarire il significato dei termini. Ovviamente nel linguaggio comune uno può usare dei sinonimi, tanto l'idea generale uno magari ce l'ha. In ambito specifico, come quello scientifico, una parola ha un significato ben preciso e ha normalmente solo quello. Ci sono casi di sinonimi, normalmente ha quello e quel significato. Come per esempio la differenza tra infinito e illimitato che andiamo più avanti. Uno può dire, ma sono la stessa cosa. Ahimè no, hanno un significato abbastanza diverso. Okay, quindi è necessario chiarire questo, d'accordo? E il primo scalino che affrontiamo coinvolge i sottoinsiemi di numeri reali. Questa parte, per chi farà un corso di matematica all'università, visto da un punto di vista un pochettino più alto, prende il nome di topologia in R. Topologia, parola greca, significa studio dei luoghi, topos, dei luoghi geometrici, cioè di insiemi che hanno particolari proprietà. Perché è necessario partire da qua? Beh, perché, non so se vi ricordate quando abbiamo fatto ad esempio le disequazioni. Quando risolvo una disequazione, mentre quando risolvo una equazione trovo un numero, 1 se di primo grado, 2 se di secondo grado e via dicendo, se risolvo una disequazione trovo in generale infinite soluzioni che formano un intervallo. Io ho usato sicuramente questo termine, ma uno magari sarà sfuggito. Adesso ci focalizziamo su quello. Quello è un intervallo di un particolare tipo di sottoinsieme di numeri reali che emerge risolvendo un'equazione, una disequazione. Quali sono in generale le proprietà dei sottoinsiemi di R? Tutto chiaro? Dico che A è un sottoinsieme di R e scrivo in questo modo. Questo significa che qualunque x appartenente ad A è necessariamente anche appartenente ad R.
tutti gli elementi di A sono elementi anche di R. Questo ripeto si legge dicendo A è contenuto in R oppure A è sottoinsieme di R. Rinfreschiamo un poco la questione degli insiemi. Se invece scrivo così, scrivo la stessa cosa, ma questa barra orizzontale contempla il fatto che A possa essere esattamente R. Si legge A è sottoinsieme eventualmente improprio di R. A potrebbe essere tutto R. È l'equivalente del minore o minore uguale con i numeri. Se scrivo x minore di y, x è sicuramente più piccolo di y. Se scrivo x minore uguale a y, potrebbe essere anche che x e y sono uguali. Cioè quella è l'eventualità. Ok? Quando un insieme ha gli stessi elementi di un altro, si dice che il primo è un sottoinsieme improprio dell'altro, così come ogni insieme è sottoinsieme improprio di se stesso. Ogni insieme ha due sottoinsiemi impropri, insieme vuoto e se stesso. Ok? Facciamo un esempio. A. A formato da tutti i numeri reali maggiore o uguale a 4. A suo tempo, quando ho fatto il corso di geometria, abbiamo visto che posso rappresentare i numeri reali come i punti su una retta e ogni numero reale è la coordinata di un punto sulla retta e viceversa, ogni punto rappresenta un numero, è sufficiente decidere dove cade lo 0 e dove cade il più 1. Qualunque altro punto ha un rapporto con l'unità che è un numero reale, positivo se a destra è 0, negativo se è a sinistra. Questo che è il nome di assioma della retta reale. Ok? E A come vinto. Il nostro sottoinsieme A, 2, 3, 4, insieme 4, è formato da tutti i numeri che stanno dal 4 compreso in avanti. Questo è A. Poi qui va avanti, io ho fatto che finisca qua, ma in realtà continua. Posso dire quindi che A è tutto insieme di R? Sì, perché tutti gli elementi di A necessariamente sono numeri reali, in realtà è scritto lì. Vale anche questa? Allora, questa è condizione di sì. Guarda, quella no, perché? Certo, perché ci sono numeri reali che non appartengono ad A, cioè numeri di questo insieme che non appartengono anche a questo. Non è vero che sottoinsieme è improprio. Okay.
teoria più corretta è questa. Io potrei dire, beh, quella contempla anche il fatto che potrebbe essere lo stesso, però in ogni caso questa è più corretta. Un altro esempio. Prendiamo questo B. Un'altra differenza. C'è un'altra macroscopica proprio, lampante. Geometricamente questo come lo rappresento? Una semiretta. Mentre questo? È un insieme di puntolini, non è un segmento. Tutti i punti tra 3 e 4 sono assenti da B. In B c'è solo il 3, solo il 4, il 5, il 6, il 7, l'8 e il 9. Non c'è il 3,2, che non è un numero naturale. Questa è un'altra grossa differenza. E anche questo qua chiarisce. Non trovare un termine che ci dica quando succede questo. Ok? Facciamo un passetto indietro. E chiediamo il termine definito. Vediamo qual è il termine esatto per dire questo. Teniamo sempre questo esempio che va bene. Allora, questo insieme B è tale che posso trovare, se prendo un qualunque punto che stia a sinistra di 3, numero reale, sinistra di 3, ci siamo per esempio qui, ma molte infinite altre scelte vanno bene, eh? Se prendo questo puntolino, questo numero è più piccolo di tutti gli elementi di B. Viceversa, qui fatemi estendere un poco la retta, viceversa, se prendo un punto in quella posizione, quello è più grande di tutti gli elementi di B. Ok? Questo numero, il numero che cade qua, è più grande di tutti gli elementi di B. Il numero che cade qui è più piccolo di tutti gli elementi di B.
Ok? Quando morale della favola, se esiste un numero H reale, H per usare sempre X, tale che H è minore o uguale a X, qualunque sia X appartenente a B, allora dico che H è il numero H è minorante di B. Se è minore uguale a qualunque altro elemento di B. Nel caso specifico di prima, tutti i numeri da 3 in giù erano minoranti di B. E poi se trovo un K reale tale che K è maggiore o uguale a X qualunque sia X appartenente a B, allora dico che K è maggiorante sono maggioranti di B, ad esempio di prima tutti i numeri da 9 in su. Se B è un insieme di numeri reali ammette cioè per B esistono un minorante e un maggiorante, allora dico che B è limitato. Un insieme è limitato se ha un maggiorante e un minorante. Questo chiarisce il definito. Domande? Tutto chiaro? L'esempio il nostro B di prima, tutti naturali tra 3 e 9, ammette 2 per esempio come minorante e 10 come maggiorante, ma anche 9,5, ma anche 9,1, ma anche 9,000000001. Qualunque numero da 9 in su è maggiorante, qualunque numero da 3 in giù è minorante. Mentre, per esempio ancora prima, in questo caso datemi un esempio di minorante. 3,9, 3,99999. Un esempio di maggiorante, ciccia non c'è. Quindi posso dire che questo insieme è limitato? No, però un po' sì. Allora cosa posso dire? Beh, se ops,
se l'insieme A ammette un minorante ma non maggioranti, allora lo chiamo A è inferiormente limitato e superiormente illimitato. Viceversa, se l'insieme ammette un maggiorante ma nessun minorante, allora è inferiormente illimitato e superiormente limitato. Se A non ammette, cioè non ha né maggioranti né minoranti, dico A è illimitata senza specificare se superiormente o inferiormente. Se non specifico vuol dire che è limitato in entrambi i sensi. Esempio. N in termini di numeri naturali 0, 1, 2, 3 è un sottoinsieme di R, sottoinsieme proprio, che è inferiormente limitato, tutti i numeri negativi 0 incluso sono minoranti, ma superiormente illimitato. Non c'è nessun numero reale maggiore di tutti i numeri naturali. Superiormente limitato, superiormente illimitato. Z, insieme dei numeri interi, 0 più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, eccetera, è sottoinsieme proprio di R ed è illimitato. Non c'è nessun numero reale più piccolo o inferiore a tutti i numeri di zeta, né nessun numero reale maggiore di tutti gli elementi di zeta. Torniamo a D. Questo insieme abbiamo visto che è limitato perché ha maggiorante e minorante. Considerate questo. Formato da numeri reali tra 3 e 9. Questo diversamente da B, il caso di 3, il caso di 9, C
è tutto questo segmento, contiene tutti i numeri di alza 3 e 9. Quindi questo è un insieme, un sottoinsieme di numeri reali limitato, ma che contiene quanti punti, quanti elementi? Infiniti. Questo è limitato ma infinito. Questo è limitato e finito. I numeri tra 3 e 9 sono un numero finito. Attenzione a non confondere limitato con finito. Si può dimostrare, è semplice farlo, che in questo piccolo tratto, ma anche tra 3 e 4, ci sono esattamente gli stessi punti che ci sono sull'intera retta, né uno di più né uno di meno. Thank you.